Siamo al Consiglio regionale del Lazio, siamo con la sindaca di Cerveteri, Elena Gubbetti, per un'audizione sull'erosione in cui sono presenti quasi tutti i sindaci del litorale. Sindaco, un evento molto importante, soprattutto per l'avvicinarsi dell'estate. Sì, effettivamente era necessario che la Regione si attivasse su un tema che ovviamente ha una rilevanza e una ricaduta importantissima su tutto il litorale laziale. Ovviamente in questo momento si sente di più perché abbiamo gli utenti che si riversano sulle nostre spiagge e la pressione è tantissima e quindi le problematicità che abbiamo sul litorale emergono, diciamo, in modo importante rispetto all'inverno. È chiaro che questi sono procedimenti lunghi che richiedono tempo ed è importantissimo che la Regione ci dia tutto il suo sostegno e faccia da perno, da coordinamento tra tutti i comuni del litorale. È evidente che questa problematica non si può risolvere puntualmente comune per comune, ma va fatto uno studio su tutto il comparto costiero con delle azioni coordinate, perché spesso la storia ci insegna interventi puntuali mettono a riparo magari un tratto di costa danneggiando gravemente i tratti limitrofi. Ecco perché questo evento di oggi io lo reputo molto importante e ringrazio la Regione per aver dato vita a questo incontro. Ed oggi è un bel senso di unità perché, visto che è un problema che si deve risolvere insieme, oggi quasi tutti i sindaci o comunque i rappresentanti di chi non c'è sono presenti qui per dare la propria voce in un momento molto particolare, ovvero con l'estate. Quindi soprattutto la Regione non ha fatto soltanto un gesto di vicinanza simbolica ma anche concreta, perché finalmente su questo tema ci si sta muovendo. Allora, io la scorsa settimana ho partecipato anche insieme a tutti i sindaci del litorale a una cabina di regia sul mare, quindi mi pare di poter leggere dai primi interventi che sta facendo la Regione che il mare e le nostre coste siano al centro della loro, diciamo, politica amministrativa. Spero che queste non siano solo azioni così volte a dare un segnale, ma che poi ci siano delle cose concrete di ricaduta sul territorio in termini economici e progettuali. A Cerveteri cosa si può fare nello specifico per migliorare ancora di più la situazione? Cerveteri purtroppo è soggetta ad un fenomeno erosivo molto importante, sicuramente dovuto ai cambiamenti climatici e a tutto quello che sta toccando un po' tutte le coste. Inoltre Cerveteri sta subendo gli effetti di un intervento fatto parecchi anni fa del posizionamento di alcuni pennelli a mare a protezione della Torre Flavia, che però purtroppo, deviando le correnti, ha danneggiato fortemente la nostra costa. Io vorrei, spererei che in questa riprogettazione degli interventi volti a mirare questo, a contenere questo fenomeno, si pensasse alla rimozione di questi pennelli e si pensasse invece a delle tecnologie più nuove, più moderne, perché in questo campo, diciamo, che anche gli aspetti tecnologici sono molto mutati nel tempo e quindi sarebbe bene fare questa riflessione.